Allora, amici carissimi, ben ritrovati a tutti. Vedo che già c'è una domanda, quindi non facciamo troppi preamboli. Buonasera carissimo, Don Leonardo, scrive Zero Folle 63. Che differenza c'è tra santo e beato? Grazie, Maria Malgeri. Allora, tra santo e beato sono semplicemente due, diciamo così, gradi, sono i più elevati del processo di canonizzazione. Canonica di una persona morta in fama di santità. Il processo si inizia con la fase diocesana, che poi arriva alla Santa Sede. E per essere dichiarato beato, oltre all'eroicità delle virtù, in forza della quale si viene dichiarati venerabili, ci vuole anche, a quanto ne sappia, un primo miracolo riconosciuto. Ufficialmente accertato, e poi chiaramente il Papa proclama il venerabile beato. Con un ulteriore miracolo accertato si diventa santi. Questo è quello, diciamo, che ne so in base alla mia competenza generale, però questi sono discorsi più adatti da rivolgere a un canonista, comunque sia un beato che un santo, che sono certamente in paradiso. È dottrina assolutamente comune che nel processo, che nella canonizzazione non è possibile che la Chiesa commetta, il Papa in particolare, commetta errori, perché se una persona viene dichiarata santa, all'inferno non ci sta. Ecco, di questo possiamo stare proprio tranquilli. Questo è almeno quanto comunemente creduto e insegnato nella dottrina cattolica. Che cosa ne pensa della profezia di Malachia? Di San Malachia, presumo che faccia riferimento ad una cosa che adesso non mi ricordo neanche bene, non certamente la profezia di Malachia profeta, ma non so bene che cosa sia. So che è una cosa un po' particolare, una volta forse lessi qualcosa, ma non è un ambito, diciamo così, di mia competenza. Non conosco bene questa cosa, quindi non saprei cosa dire. Iurlei GM dice: Don Leonardo, se uno pensa e non ha la certezza di aver fatto una promessa a Dio e non la mantiene, commette un peccato grave. Ma se è una promessa, è una promessa. Non intendo bene questa domanda. Cioè, se uno promette a Dio una cosa, ha promesso. E le promesse a Dio, quando si tratta di promesse, una promessa fatta a Dio è un voto, cioè, perché un voto non è altro che una promessa fatta a Dio. Le promesse fatte a Dio vanno rispettate e vanno obbedite per virtù di religione, a meno che per giusta causa non si ritenga opportuno chiederne la dispensa, ma che va chiesta all'autorità canonica competente, quindi il parroco, il proprio parroco è l'autorità, diciamo, più prossima competente. Quando invece si fanno i propositi, quindi una persona non aveva intenzione di proprio obbligarsi, quindi di promettere a Dio di impegnarsi in virtù di una promessa, ma semplicemente ha fatto un proposito, ecco, l'inadempimento di un proposito è un'imperfezione. Forse in base a qualcuno può essere considerato un peccato veniale quando l'inadempimento di un proposito fosse proprio dipendente da negligenza allo stato puro, insomma, no? Quindi da una sorta proprio di deprecabile leggerezza. Quindi poi è la coscienza che sa quello che ha fatto, quindi si è fatto un proposito o si è fatto una promessa. E il gatto io. Buonasera, caro padre, mi può dire, dato che gli animali non hanno l'anima, quando muoiono dove vanno a finire? In paradiso ci saranno gli animali? Grazie. Gli animali hanno un'anima, non hanno un'anima spirituale, quindi hanno un'anima immateriale, non un'anima spirituale, quindi loro non sono capaci come noi di godere della visione beatifica. Certamente però non si può pensare che un ente creato, anche se passerà attraverso la morte, si dissolva nel nulla. L'abbiamo già vista questa cosa. Né tantomeno si può pensare che tutte quante le cose che Dio ha creato così belle cessino di esistere nella vita del mondo che verrà. Questi chiaramente sono pensieri, perché nessuno sa esattamente come stanno le cose, sono materie libere.
Ecco, è certo che gli animali non possono godere della visione beatifica, ma non è escluso, non è da escludere che possano anche loro godere di una certa possibile felicità, non dipendente dalla visione beatifica, ma dipendente da uno stato di, come dire, di perfezionamento, di redenzione anche della natura, a cui accenna anche San Paolo, che è lecito aspettarci nella nuova creazione. In ogni caso, tutte quante le perfezioni create, per quanto le perfezioni create, Dio è infinitamente più bello e al di là di tutte le perfezioni create, però contribuiscono e concorrono a creare nel beato quella che si chiama tecnicamente la sua gloria accidentale. Per cui non dobbiamo immaginarci che in paradiso i gatti o i cani vedranno Dio e godranno di Dio, ma possiamo lecitamente attenderci che Dio ci farà godere di essi per noi, d'accordo? Quindi come una ulteriore delizia accidentale, certamente minore a quella della visione beatifica fatta agli enti creati. Uscendo anche dalle dimensioni del tempo, perché in paradiso si esce dalle dimensioni del tempo e il tempo è tutto quanto in atto in Dio, possiamo pensare che potremo in qualche modo rincontrare per esempio i nostri animali domestici? Io penso di sì. Qui siamo in un ambito, d'accordo, di assoluta opinabilità, quindi non c'è niente di ufficiale in quello che sto dicendo. Penso di sì per un motivo molto semplice, per lo stesso motivo per cui in paradiso vedremo tutta quanta la vita di Gesù, di Maria, se avremo voglia di vedere che è successo ai tempi di Giulio Cesare, lo potremo fare, questo è in dubbio, questo qui, d'accordo? Perché in Dio, quello che Padre Pio chiamava il libro di nostro Signore, non contiene altro che tutto ciò che è in atto. D'accordo? Quindi basta semplicemente che Dio ti dia il permesso di leggerlo. Ma questo fa parte proprio della gloria dei beati, quindi anche questo credo che sia lecito aspettarselo. Ecco. E molto di più, perché il paradiso chiaramente contiene molto più di quello che noi possiamo immaginare. Maria Elisa 68 dice: "Buonasera Don Leonardo, ho incaricato il mio angelo custode di dire le preghiere rosarie per quando non le recito io e di aiutarmi nelle mie mancanze nell'ascolto della Santa Messa come nella recita del Rosario. Dice che sia possibile gradito al Signore?" Sì, certamente, sicuramente l'angelo custode sarà contento, queste sono cose che si possono certamente fare, io non credo che ci sia nulla di male. Poi dire insomma che se questa è gradita al Signore, io sinceramente posso confessare la mia, non lo so, ecco. Sicuramente gli angeli, tanti danni che noi facciamo e tante cose che noi facciamo, è lecito pensare per quanto è possibile che cerchino di metterci, a Roma dicono una pezza, una toppa, no? Ecco. Quindi si può fare, credo, ecco, purché questo non diventi mai, ecco, tanto lo fa l'angelo e io non prego il rosario, no? Ma sicuramente non era questa l'intenzione in cui era fatta questa domanda. Grazie Renata, tanti sacerdoti trasmettono rosari invitando a condividere. Cosa ne pensa? Rosari, ma vuol dire in dirette, streaming, come quello che stiamo facendo, una condivisione di un rosario è una cosa buona, quindi si può pregare insomma anche con questi nuovi mezzi e strumenti, quindi è una cosa buona. Il gatto io, una domanda un po' birichina: cosa pensa del riallaccio abusivo della luce fatto da un cardinale? Allora, come voi ben sapete, io non amo mai e per nessun motivo entrare nel merito di nessuna questione singola riguardante personaggi singoli, è già successo, insomma, no? Quindi il compito di valutare e
gli operati delle persone, aspetta, per quanto riguarda il cardinale, immediatamente soggetto al giudizio del sommo pontefice. E per le cose che hanno rilevanza nella legge civile, è soggetto alla legge civile e sempre è soggetto al giudizio di Dio. D'accordo? Evidentemente, in ogni scelta, in ogni azione che uno fa, il primo referente a cui bisogna fare riferimento, certamente tutti vi fanno riferimento, e che solo il soggetto interessato può perfettamente conoscere, è la propria coscienza. Ecco, per cui anche nelle azioni che possono sembrare un po' così, bisognerebbe vedere che cosa la coscienza della singola persona ha mosso o animato a compiere una certa azione. Questo lo vede con perfezione soltanto Dio e lo sa con perfezione soltanto il diretto interessato. Ecco, io come sapete non amo assolutamente addentrarmi in cose di questo genere perché penso che è già abbastanza occuparsi delle proprie cose, ecco, come tutti dovremmo fare, non di quelle altrui. E andiamo avanti. Maria Antonietta Battista chiede se il marito di Santa Rita è stato manesco con sua moglie. Si può e si deve pensare di sì, perché era un uomo abbastanza iracondo e notoriamente violento, ecco, per cui si può come dire, con ragione presumere di sì. Ecco, ma Santa Rita certamente era santa, quindi ha offerto tutte quante queste sofferenze per la conversione di suo marito, dando un esempio di eroismo, un grande esempio, molto importante, specialmente in questi tempi, per cui insomma le famiglie saltano per molto meno, e ottenendo la conversione del marito con questo. Leonardo, con quale criterio si nominano i sacerdoti esorcisti? Grazie Maria Malgeri. Stanno scritti sul diritto canonico. Adesso non c'ho qui dietro il testo perché sta giù. Sacerdote esorcista deve essere un sacerdote di santa vita, di buona fama, sapiente, prudente, competente e che goda della fiducia del vescovo per poter esercitare questo lecitamente e canonicamente questo mandato e questo ministero. Valentina D'Aleo chiede, Don Leonardo aveva iniziato l'orazione a Santa Brigida, quelle per un anno, ma poi le ho interrotte, non ho fatto nulla. Questi tipi di preghiere, ecco che tra l'altro poi qualcuno insomma contesta, io anche su questo argomento non sono molto, non ho molto approfondito, nel senso io non ci vedo assolutamente nulla. Ecco, recitare per un anno le preghiere di Santa Brigida, le 15 preghiere che sono un bellissimo atto, insomma, di commemorazione della passione, no? Di Gesù. E qualcuno sostiene che, come dire, ci sia una sorta di vena superstiziosa nelle preghiere, come dire, un certo numero di preghiere a cui poi collegano le grazie. Io non ci ho mai particolarmente pensato. Non lo so se questa cosa qui possa essere accettata, come dire, come giusta, però ripeto, qui sto, stasera è una serata dove ci sono domande un pochino interlocutorie, no? Per esempio, i primi 9 venerdì del mese li ha dati Gesù, sono 9 venerdì, quindi il numero c'è, cioè tu devi andare a messa per fare la confessione riparatrice e la comunione riparatrice per i primi 9 venerdì del mese consecutivi. E ci sono delle promesse, tra cui di morire in grazia di Dio, insomma c'è la grande promessa, ragazzi, di non dire me, insomma, scusiamo se è poco, insomma, no? Quindi, certamente, per quanto ne posso comprendere, ripeto, se la promessa è legata all'esecuzione puntuale di quella pratica, tu non ne puoi fare 8, se dopo l'ottavo salti il nono, devi ricominciare da capo. Quindi questo è proprio sicuro, questo qui. Ecco, per cui se si facessero queste orazioni di Santa Brigida, supposto che le promesse ad essa legata siano vere, eccetera, eccetera, ripeto, io non sono un esperto in merito, certamente vanno fatte per 365 giorni consecutivi. Poi, quando uno interrompe, non è che non ha fatto nulla, ha fatto un certo numero di preghiere, ecco, però
se a queste sono legate delle promesse, legate proprio ad un certo, a quella pratica, all'adempimento di quella cosa deve essere adempiuta così come è stata chiesta, per avere, come dire, la certezza morale che quello che si era chiesto io l'ho fatto. È un po' come quando, anche se è molto diverso, perché qui entriamo in un ambito invece garantito dalla Chiesa, quando devo lucrare un'indulgenza. Se l'inquirito dell'indulgenza mi dice per lucrare l'indulgenza plenaria devi fare mezz'ora continuata di adorazione al Santissimo Sacramento, per esempio. Pochi lo sanno. Dice, se io faccio 25 minuti, lì lapidariamente c'è scritto, negli altri casi l'indulgenza è parziale. Se hai fatto 25 minuti, l'indulgenza è parziale. Ecco, quindi Lucia Franco 7185 dice Ave Maria nel lontano 1979, anno in cui venne a mancare mia sorella Natuzza, riferisce alla mamma che mia sorella si trova nel Prato Verde. Mi può spiegare il Prato Verde? Non sono anche qui. Ecco, probabilmente il Prato Verde fa riferimento anche qui a quanto rivelano alcuni santi mistici, sempre per rivelazione privata. Quindi su questo non interviene la rivelazione pubblica. L'esistenza del Purgatorio è un dogma di fede. D'accordo? Che il Purgatorio sia un luogo di purificazione dove c'è la pena del senso e dove c'è la pena del danno e dove c'è il fuoco. Sono tutte quante cose definite dal Magistero della Chiesa. E alcuni santi e mistici hanno visto anche delle stratificazioni del purgatorio, dove hanno dato qualche altro dettaglio, tra cui che l'ultima, diciamo, la parte più alta del purgatorio, che qualcuno ha chiamato Prato Verde, consiste in uno stato in cui non c'è più una sofferenza. Diciamo, per il nostro modo di parlare la dovremmo definire fisica, anche se le anime, insomma, sono un po' una cosa un pochino diversa. Ma c'è semplicemente, quindi non c'è più la pena del senso, ma c'è solo la pena del danno, quindi non si soffre più se non l'assenza, che diventa veramente un'arsura profondissima, della visione beatifica dell'Altissimo. Ecco. Evitare anche questo Prato Verde, insomma, quanto racconta più di qualche santo, insomma, ci vuole una grande purificazione anche in questa vita. Giuli Piazzese dice: Buonasera padre, le chiedo se i vescovi del luogo, studiando il fenomeno dichiarato e purato che le apparizioni di Medjugorje non arrivano da Dio, come mai il Papa ha concesso i pellegrinaggi? Attenzione, qui c'è un discorso molto molto complesso. Io invito, io capisco insomma che ci sia un desiderio, però guardate, cioè, giornali, social networks e altre cose, sì, ci fanno stare abbastanza aggiornati, però dicono anche un sacco di notizie molto, su Medjugorje evidentemente sono state semplicemente emanate nel corso degli anni passati, come dire, sentenze che si direbbero in termini interlocutorie, cioè che dicevano allo stato attuale a noi vescovi non sembra di poter affermare che qui ci sia qualcosa di soprannaturale. Ma dire questo qui, proprio canonicamente parlando, non è un dire no, ma è un dire studiamolo ancora. Ecco, questo è quello che ve l'ho detto proprio in parole povere. A un certo punto però la Santa Sede, vedendo che l'apparizione è molto grossa e tante altre questioni, ha avocato a sé la questione, per cui la questione Medjugorje è in uso, come, no, in uso, scusate, la questione Medjugorje è adesso in studio da parte della Santa Sede, dove c'è una commissione presieduta dal Cardinale Ruini che ha già dato alcune risposte. Specialmente l'affermazione, adesso non mi ricordo se le prime sei o sette apparizioni appaiono autentiche, anche se non è proprio ancora un giudizio definitivo, devono lavorare ancora. Il Papa ha mandato un vescovo come suo fiduciario ad personam a Medjugorje, è già da oltre un anno che sta lì, e il Papa adesso autorizza ufficialmente i pellegrinaggi, come ha già specificato. Con questo non intendendo certamente approvare fenomeni che sono ancora sotto studio,
ma incoraggiare un fenomeno ponendolo ancora di più, diciamo così, nel cuore della Chiesa e della sua gerarchia in base ai fatti che produce, ecco. E per fare in modo anche che possa essere vissuto adeguatamente senza, come in tutte quante le circostanze accade, storture, fenomeni di gratuita esaltazione, fanatismo o cose del genere. Questo è quello che ha fatto la Santa Sede. E questo è perfettamente legittimato a farla, insomma, no? A parte il Papa, cioè, tenuto presente anche il fatto che, questo perché capiamo bene la funzione del Papa, d'accordo? Cioè, se tutti quanti i vescovi del mondo avessero detto Medjugorje non va bene, il Papa dice no, Medjugorje va bene, d'accordo? Cioè, ricordiamo sempre che la concezione del papato cattolico, cioè questo che gli ortodossi hanno qualche difficoltà, cioè il papa non è Pinco Pallino, ecco, cioè, il papa è papa, d'accordo? Punto. Cioè tutti quanti i vescovi insieme non fanno quello che fa il papa, d'accordo? Questo dobbiamo. È evidente che poi il papa ordinariamente nel governo della Chiesa universale consulta i vescovi, tiene conto del parere dei vescovi, questo va bene, no? Ma di per sé non è vincolato dal parere dei vescovi. Lui può prendere una decisione che vada completamente contro, anche quella di tutto l'episcopato messo insieme. Mentre tutto l'episcopato messo insieme non può andare contro una decisione del Papa. Questo ricordiamolo sempre, questo qui, questa è la Lumen Gentium, questa qui, d'accordo? Capitolo terzo. Ecco, quindi questo ricordiamolo sempre. Il Papa non è Pinco Pallino nella Chiesa cattolica, non è uno tra i tanti. D'accordo? Ripeto, il fatto che nel governo, adesso poi si parla di sinodalità, di collegialità, quindi di forme certamente partecipate, condivise di esercizio della potestà canonica, questo va bene. Ma questo non spoglia il Papa del primato e dell'autorità divina, di diritto divino che c'ha in capo alla propria persona. Ecco, quindi questo proprio da un punto di vista di chiarezza e di formazione cattolica. Conosce l'apparizione mariana di Chiaia di Bonate, cosa ne pensa? Conosco l'apparizione mariana di Chiaia di Bonate, penso che è una vicenda molto triste perché successero tante cose bruttarelle e permesse certamente da Dio, che non sarebbero dovute succedere nell'ambito della storia di quell'apparizione, insomma, no? Le rivelò, come si chiama, adesso mi sfugge, è incredibile, mi viene in mente il nome della figlia spirituale di Padre Pio, Clionice Morcalti, ma non è lei il nome della veggente, pare si chiamava come il Papa, forse Roncalli, adesso non mi ricordo, oh, è incredibile. Però questa fanciulla, insomma, come dire, fu indotta a dire che si era inventato tutto, ma questo fu indotta, insomma, e poi le confessò che non era vero, che non aveva visto niente, ma che fu indotta da un monsignore. È una tristissima vicenda. Sono apparizioni molto belle e tra l'altro anche molto molto istruttive, si parla molto della famiglia, ecco, se si fossero ascoltato un po' meglio, forse tante cose non sarebbero successe. Adelaide si dovrebbe chiamare, Adelaide Roncalli, ecco, se non ricordo male. Felice Papalia dice: buonasera Don Leonardo, vorrei chiederle come è vista dalla Chiesa la cremazione. Grazie Dio la benedica. Ho scritto un articolo io anche su questo sul mio blog per chi vuole approfondire ed è uscita 3-4 anni fa, adesso non mi ricordo, un'istruzione della Congregazione della Dottrina della Fede, ovviamente controfirmata da Papa Francesco, quando ancora c'era in Congregazione della Dottrina della Fede il Cardinal Müller. Ed è uscita questa istruzione appunto perché la cremazione si va diffondendo, cioè con il fatto che anticamente se una persona sceglieva di essere cremata era come per il suicidio, niente esequie canoniche, quindi c'era una disciplina molto rigida. Perché di per sé la cremazione contraddice oggettivamente, capiamo bene i termini, il dogma della risurrezione della carne, ed era sempre stata fatta anche da certi laici o laicisti, proprio a sfregio. Questo corpo è un mucchio di cenere, non me ne importa niente, io lo prendo e lo brucio, d'accordo?
Viceversa, i cimiteri ce li siamo inventati noi, perché i primi cimiteri dove si seppellivano le salme per inumazione sono state le catacombe, perché erano i pagani che bruciavano i corpi e avevano le urne cenerarie. Basta andare al cimitero di Pompei e vederle queste cose. Ecco, noi ci siamo inventati i cimiteri perché? Perché se si vanno nelle catacombe si scrive che qui stanno semplicemente i morti riposando, stanno facendo il sonno più lungo in attesa della risurrezione. E anche perché il corpo di un cristiano ha una grandissima dignità, come si vede nelle esequie: il corpo al termine della celebrazione viene incensato, viene asperso con l'acqua benedetta, ma anche incensato. L'incenso è qualcosa che si usa quando ci sta dinanzi a noi qualcosa di divino: si incensa l'altare, si incensa il Vangelo, si incensa il Santissimo Sacramento. Quindi l'incenso è simbolo della divinità. Quel corpo ha ospitato un'anima ed ha ospitato un'anima in grazia, quindi cioè. E ha in sé il germe della risurrezione proprio per la grazia santificante che ha abitato in lui. Ecco perché deve essere trattato con rispetto. Che cosa è successo poi? Che la Chiesa, a mio avviso in maniera opportuna, vabbè, può darsi che una persona si sia fatta cremare non per ragioni di sfregio al dogma della risurrezione. Può darsi che l'abbia fatto, non so, per ragioni che magari non c'era posto, non poteva permettersi la tomba, per esempio, non lo so. Oppure c'è stata un'epidemia che consiglia di distruggere per noi il contagio delle malattie, i corpi. Insomma, ci possono essere una serie più o meno indefinita di eccezioni, d'accordo? Ecco, ma questo non significa che questa, tanto è vero che adesso nel nuovo rituale c'è anche prevista, diciamo così, la celebrazione delle esequie con l'urna cineraria, quando questo non venga fatto, ripeto, a scopo negativo. Però questo non significa né aver approvato questa pratica, né tantomeno averla consigliata. È una cosa che la Chiesa tollera, d'accordo? Quindi il conto è tollerare o permette, ma senza consigliarla o dire questa cosa o raccomandarla, per carità. Posso fare un paragone, un po' come prendere la comunione in mano. Prendere la comunione in mano è frutto di un indulto della Santa Sede, cioè una permissione ai fedeli che vogliono fare questa cosa, e io mi metto sempre ad aggiungere che si assumono la responsabilità di quello che fanno. Perché fare questa cosa qui espone al possibile pericolo che ti resti un frammentino di carestia in mano. Chi lo sa che fine faccia? Questa è una responsabilità che rimane in capo al fedele, d'accordo? Perché adesso la legge della Chiesa questa cosa la permette e quindi i ministri sono obbligati a chi fa questa cosa qui ad adeguarsi alla propria volontà. Certo che una permissione non libera la tua coscienza dal interrogarti e chiederti: è questa la cosa migliore da fare? Stessa cosa vale per il discorso della cremazione. Il fatto che sia permessa, bisogna vedere il defunto perché ha dato questa disposizione, se l'ha data lui, e questo risponde davanti a Dio, e i familiari perché hanno fatto questa cosa. Quindi, capito? Quindi ci sono queste cose. Il Cardinal Müller, in sintesi, in quella istruzione, scrisse che un cristiano normalmente si va a seppellire, che la cremazione è soltanto permessa ma non raccomandata, e che tra l'altro si deve fare un uso attento perché c'era gente che si portava le ceneri dentro casa, si metteva le ceneri dentro la medaglietta nel collo. A me è successo di vederle queste cose. E queste cose sono tuttora assolutamente proibite dalla legge canonica. Quindi dentro questa istruzione ci sono appunto tutte quante le indicazioni anche pastorali per questa prassi. Poi qui dice: buonasera Don Leonardo, ci può parlare un poco del regno della Divina Volontà rivelato a Maria, non Maria ma Luisa Piccarreta, molti non lo conoscono. Le ricette di Marci 13, non è che io ne ho parlato un po', io sono 2 anni che ne sto parlando molto, capito? Ma è impossibile adesso, cioè, queste non, cioè se mi metto a parlare di questa cosa qui, non solo che ci mangiamo tutta quanta il resto della diretta, ma non faremo un discorso esaustivo. Allora, chi vuole approfondire questa cosa va sul mio sito web o sul mio canale YouTube e trova o un podcast o una playlist sul canale YouTube che si chiama Il dono della Divina Volontà. Ci sono podcast
Posso adesso anche proprio al volo dire il numero di quante sono, adesso se lo trovo al volo dico anche il numero. Ci sono un ciclo di catechesi che servono proprio a introdurre a questo, quindi che cosa è che Gesù ha detto alla serva di Dio Luisa Piccarreta su questa cosa. A Cipicchia sono 52 catechesi, mica 52 ore, capito? Facciamo 52 tornando a rispondere, insomma. Quindi qui c'è un quadro esaustivo, anche se sintetico, di quello che è il dono della divina volontà. Per cui a chi gli piacciono gli MP3, che si mette le cuffiette, va sul mio sito www.leonardomariapompeo.it, si riscarica e si risente quando vuole. Chi vuole vedere questa brutta faccia mentre parla, e va sul canale YouTube e si sente le stesse catechesi, perché sono state in contemporanea, ecco, registrate e riprese con la webcam e poi quindi pubblicate sul canale YouTube. Quindi d'accordo le ricette di Marci. E Irene Fontana 1976, Papa Benedetto CV. CV che significa? E Giovanni Paolo II, sono nella divina volontà. Domanda sinceramente non molto comprensibile, non voglio mancare di carità né di rispetto né di tatto verso nessuno. Io non sono nessuno per giudicare su chi sia o non sia nella divina volontà. Non so manco se vorrei tanto starci io, ma non lo so se ci sono oppure no. Questo è un giudizio che spetta soltanto al Signore, non possiamo farlo nemmeno di noi stessi, quindi non mi azzarderei a farlo nei confronti del prossimo, no? Meno che mai, insomma, poi di mettermi a parlare a dare giudizi, insomma, sui pontefici, no? Dragostino dice: conosco persone ed amici con fede viva ed accesa, ma consacrati. Puoi fare qualche esempio come un laico può vivere la fede nel mondo? I laici dovrebbero organizzarsi in qualche forma, è opportuno? Allora, i laici... Allora, anche qui rimandiamo. Catechismo per adulti, a cura di Don Leonardo Maria Pompei, proprio quelli che sto facendo quest'anno, ne abbiamo già parlato da poco. C'è un capitolo della Lumen Gentium, che è la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, che parla appunto dei laici e della loro funzione nella Chiesa e della loro santificazione, che avviene attraverso la valorizzazione della cosiddetta indole secolare. È un discorso anche questo molto articolato, molto complesso, non è una domanda a botta e risposta, quindi anche qui invito ad andare sul sito web, se gli piacciono i podcast, o sul mio canale YouTube. Stavolta la playlist si chiama Catechismo degli adulti e il podcast si chiama invece Conferenze e Catechesi di Don Leonardo, se non ricordo male. Adesso Catechesi e Conferenze di Don Leonardo, vi do anche la data in cui ho parlato di queste cose. Dei laici ne ho parlato, l'ultima tezza della santità, eccolo qua. E sabato 17 novembre 2018 e sabato 15 dicembre 2018. Le catechesi si intitolano I laici e il loro carisma proprio nella Chiesa e I fedeli laici, il sacerdozio comune e la partecipazione alla vita della Chiesa. I laici certamente possono associarsi, è un loro diritto nativo in quanto battezzati, se come e quanto lo ritengono opportuno. Ecco, facendo sempre attenzione, evitare che le associazioni, insomma, poi diventino, degenerino. Per un attimo di pazienza che devo prendere un caricatore perché vedo che la batteria sta un attimo solo, eh. Eccomi, riprendiamo subito, perché sennò qui ci lascia a piedi la batteria. Ok. Gen-
Cristina Bianco 3, gentile Don Leonardo, durante la consacrazione si guarda il celebrante? Io sto in ginocchio ed alzo la testa solo all'elevazione, è corretto questo mio comportamento? Grazie. Allora, certamente durante la messa certamente si pensa al Signore, non si pensa al celebrante, quindi questa cosa è certamente una cosa di per sé buona. E su queste cose non esistono, diciamo, delle regole assolute. Questa è certamente una cosa molto buona, e guardare e adorare il Signore. Bisogna seguire un pochino il proprio cuore, la propria devozione personale. Cioè, c'è chi, per esempio, si raccoglie molto tenendo gli occhi chiusi, chi tiene le mani giunte così, faccio un po' di occhi, chi sta meglio se le tiene così, chi appoggia i gomiti. Allora, tutto quello che favorisce ed aiuta il raccoglimento, la devozione e la partecipazione interiore a quello che avviene durante la Santa Messa è certamente da assecondare, ma questo varia da persona a persona, non possiamo imporlo a tutti. Quindi certamente questa è una cosa buona. Se uno tiene gli occhi aperti, per esempio, no, non guarda tanto il celebrante, ma magari guarda le mani del celebrante che stanno tenendo l'ostia mentre la sta consacrando e poi fissa, cioè, va bene lo stesso. Quindi dipende da quello che appunto la propria devozione personale sente e vive, e quella bisogna assecondarla, quella sì, d'accordo? Ecco, come per esempio è noto che nelle attuali norme liturgiche si deve stare in ginocchio durante la consacrazione, anche se molti stanno in piedi, come andando contro le norme liturgiche, dall'epiclesi, cioè da quando il sacerdote stende le mani, fino al mistero della fede. Ma se un'anima, io lo dico insomma, non volendo, certamente non facendolo con lo spirito di trasgredire le norme liturgiche, per devozione e raccoglimento personale si sente di voler stare in ginocchio fino a tutta la preghiera eucaristica, ecco, io, cioè, per carità, non volendo andare contro nessuna norma liturgica, non mi sento di biasimare questo tipo di comportamento, perché è un gesto di espressione, di adorazione personale del fedele, ecco, che ritengo che sia lecito lasciare la libertà di poterlo esprimere. Ecco. Così come la forma ordinaria in cui oggi si comunica è in piedi e in bocca, ecco, ma non è soltanto consentito prendere la comunione in mano, ma è ancora un diritto del fedele ricevere la comunione in ginocchio. Io questo sempre, cioè, Papa Benedetto XVI a suo tempo mise l'inginocchiatoio per consentire anche l'esercizio di questo diritto che rimane nei fedeli. Per cui chi è tanto zelante, cioè io nella mia chiesa, non è un mistero, l'inginocchiatoio lo metto, dico ai fedeli, nessuno è obbligato a stare lì, ma se qualcuno per devozione vuole invece stare in ginocchio, non mi va che si butta per terra, d'accordo? Come rispetto la facoltà di chi, assumendosi la responsabilità, sceglie di prendere l'ostia in mano, a maggior ragione devo rispettare non una facoltà, ma un diritto diverso di ricevere la comunione in quel modo. Quindi, perché cioè, le cose vanno sempre viste nel completo, no? Hegel, anche se in maniera un pochino spropositata, diceva che il vero è l'intero, quindi bisogna considerare non soltanto una parte, d'accordo, ma sempre tutto l'orizzonte completo, no? Bene, il trionfo di Maria dice che Don Leonardo sta conoscendo il tuo meraviglioso di volere, benissimo. Vincent Maniaci, padre, come si diventa diaconi? Bisogna avere la laurea in teologia, si diventa diaconi primo se si ha la vocazione a questo particolare ministero, questa è una cosa che va verificata prima col padre spirituale e poi con il vescovo della diocesi. Secondo, seguendo i percorsi di formazione al diaconato permanente che ogni singola diocesi predispone. Dalle mie parti non è proprio una laurea in teologia, ma comunque bisogna fare degli studi teologici, perché un diacono permanente, un diacono ha la facoltà di predicare, cioè non la facoltà, come dire, fa parte dell'essere diacono, l'ufficio di predicare il Vangelo, perché la lettura del Vangelo durante la liturgia
esprime. Il diacono durante la liturgia fa due cose, legge il Vangelo e alza il calice a fianco al sacerdote, le cose più importanti che fa. E come dire, quando lo si dà, pronuncia, cioè, invita i fedeli a scambiarsi la pace. Questo perché? Perché il diacono è il ministro del Vangelo, quindi lui può predicare, può fare catechesi, può fare catechismo, può fare anche l'omelia durante la Santa Messa, quindi può presidere una liturgia della parola, un'istituzione della Santa Comunione, quindi non può andare a predicare il Vangelo così a ribaldina, insomma, deve avere un minimo di formazione per fare una cosa di questo genere. E poi, questo era il compito più antico dei diaconi, anche Santo Stefano, no? Santo Stefano è un grande predicatore e come tutti gli altri sette diaconi presiedeva la carità, curava il servizio delle mense, quindi alzare il sangue di Cristo significa che il diacono è ministro di ciò che è la carità per antonomasia, ossia il sangue di Cristo versato per noi, no? Ecco, quindi questo per quanto riguarda i diaconi permanenti. Iole Rossi 69. Buonasera Donato, volevo sapere, per consacrarsi alla Madonna basta una semplice preghiera, come fare la consacrazione a Maria? È una semplice preghiera oppure c'è un cammino di riparazione? La consacrazione al cuore immacolato di Maria, che la Madonna chiese a Fatima, non richiede alcuna preparazione, d'accordo? Ma richiede semplicemente una vita evidentemente, possibilmente cristiana, quindi vicina al Signore, da vivere in grazia di Dio, che si vada a messa la domenica, si abbia un minimo, insomma, di osservanza dei 10 comandamenti, non si faccia, insomma, una vita da peccatore. Ecco, questo è un gesto molto importante che non richiede da tante cose. La Madonna ha chiesto a tutti di consacrarsi al suo cuore immacolato. Poi, come ho scritto nel mio libretto, facciamo un altro consiglio degli acquisti, la consacrazione a Maria, ci sono gli ebook gratuiti, come tutte le cose che mi riguardano sul mio sito, sull'iTunes Store e su Google Play. Si chiama La consacrazione a Maria, lì poi si vedrà che esistono anche dei gradi, diciamo così, superiori della consacrazione a Madonna, perché San Luigi ha insegnato l'alta schiavitù d'amore e fa la differenza tra servo e schiavo. Quindi prima di diventare schiavo, io dico sempre prima, se uno vuole impegnarsi, prima fai il servo di Maria, poi fai lo schiavo di Maria e poi se uno vuole arrivare come San, oltre ancora fai la cosa di Maria, d'accordo? Quindi di diventare un oggetto nelle mani della Madonna, che è ancora di più che uno schiavo, no? Questo chiaramente è un cammino da percorrere piano piano, ma quello che la Madonna ha chiesto è di consacrarsi, cioè di assecondare la volontà di Dio che ha disposto che le anime, specialmente in questi tempi, siano aiutate e protette dalla Madonna, fare questo atto è affidare la propria anima a lei e riconoscerle questa funzione che le ha assegnato l'Altissimo. Per questo non c'è bisogno di preparazione alcuna. Irene Fontana, 1976, ci sono link delle canzoni che trasmette prima delle catechesi. Se intende le catechesi, non le catechesi, ma le meditazioni sulla Divina Volontà, non ci sono link perché quelle canzoni sono scritte da un gruppo di fedeli che amano la Divina Volontà, che hanno fatto un CD che distribuiscono nei ritiri della Divina Volontà. Io so che loro sanno, questo mi è arrivata questa informazione, che io metto sempre una piccola parte, mai il testo integrale di una loro canzone come preparazione alla meditazione. Noi sono contenti, ecco, quindi. Per questo lo faccio, però non sono io a dover mettere in giro evidentemente cose che non sono di mia proprietà, insomma, se lo vorranno fare non c'è nessuna difficoltà a prendere quegli MP3 e a caricarli su YouTube, ma spetta a loro, non a me. D'Agostino dice: come faccio a capire che ciò che vivo è esperienza di fede oppure ideologia? Questa è una domanda un pochino personale, D'Agostino, perché questa è una cosa, una domanda che non giova tanto rispondere in generale, ma bisogna vedere la personalità, quindi di chi la pone, quindi com'è la sua fede, com'è la sua struttura mentale, insomma, eccetera, eccetera, no? Ecco, l'ideologia è sempre una cosa molto, molto negativa, ecco, e appare con dei tratti abbastanza caratterizzanti. Però un discorso questo qui molto molto complesso, sia farlo in generale e non è poi evidentemente possibile farlo in particolare.
F. Fulginiri dice: carissimo, da quando sei entrato nel regno della divina volontà, tu come ti racconti? Sei felice? Allora, io spero di essere entrato nel regno della divina volontà e lo desidero con tutto il cuore, questo è quello che posso dire. Posso dire che provando semplicemente a vivere in un certo modo e cominciando a sentire qualcosa, la qualità della vita è molto differente, cioè si avvertono benissimo alcune cose. Almeno così a me sembra. Sai, i maestri dicevano sempre: non la cosa è così, ma amavano dire: a me sembra che sia così, perché non possiamo averne la certezza. Felice lo sono ancora più di prima, ma felice è una persona che fa il sacerdote per vocazione, io penso che non possa non esserlo, insomma. Quindi qui c'è, come dire, l'aguglia sul tetto di una cattedrale, certamente, questa è la felicità delle felicità. Ecco, però chiederlo a un sacerdote, bisognerebbe chiederlo a una persona che non è sacerdote, perché un sacerdote di per sé è già iperfelice, insomma, per il fatto di essere sacerdote. Allora, Angel Crea 17. Buonasera, Don Leonardo. Secondo lei cosa è buono offrire la rece del Santo Rosario per l'intenzione di Maria Santissima e anche offrire sante messe con questa intenzione se ne ha la possibilità? Ah, certamente questa è la cosa migliore da fare. D'accordo, io conosco più di qualche fedele che fa solo questo, d'accordo, che non ha più preghiere e intenzioni proprie, ma offre soltanto l'intenzione della Madonna. Per chi vive nella Divina Volontà, questa è una cosa assolutamente normale, insomma, perché non fa altro che unirsi in continuazione all'intenzione di Gesù e di Maria, quindi non è cosa molto buona. Può commentare la figura della Samaritana in questa sede? È sempre un discorso, non posso fare un'omelia in questa sede. Ma anche per questo facciamo un altro po' di consigli degli acquisti. C'è un ciclo di catechesi che si chiama Il Vangelo di San Giovanni, sta sempre sul mio sito. Non ci sono qui per la verità i podcast, ma ecco il capitolo 4 del Vangelo di San Giovanni, vecchia catechesi del 24 febbraio del 2014, e il colloquio con la Samaritana è il secondo segno, lo troverà sul mio sito web. Nell'area download sotto appunto il Vangelo di San Giovanni, il podcast Vangelo di San Giovanni, colloquio con la Samaritana, secondo segno. Emilia Sproieri, carissimo Donato, sono Suora Emilia. Ritiene opportuno parlare del peccato impuro ai bambini di prima confessione? Io personalmente ritengo di sì, con le dovute delicatezze. Ecco, certamente con le dovute delicatezze, perché purtroppo non esiste più l'età dell'innocenza, però evidentemente ci vogliono moltissima delicatezza, perché ci può essere ancora, per esempio, qualche fanciullo, sono mosche bianche, ma qualcuno ci può essere, io ne ho esperienza, che queste cose le ignora, o almeno non capisce tanto bene. Quindi sì, ecco, ma con estrema prudenza bisogna. Io poi suggerisco, mio parere molto molto personale, qualora fosse possibile, quando si affrontassero questi discorsi in sede catechistica, di fare due incontri separati con i maschietti. E con le femminucce, perché mi sembra più opportuno e più prudente, insomma. Ecco, però su questo punto la delicatezza deve essere estrema. Tacere non si può, perché purtroppo saranno formati e saranno deformati dai video, da tutto quello che gira, dagli amici e da altre cose. Qui anche le famiglie dovrebbero fare un pochino di attenzione
per cui avvicinandosi i ragazzi alla pubertà, sempre il papà con i figli maschi e la mamma con le figlie femmine, ecco, non soltanto per avvertirle che a un certo punto cominciano certi problemi per le femminucce, ma certo, tutto questo va fatto in un contesto di amore, educazione alla fede, va fatto bene, ma va fatto, insomma. Matteo De Marco 9, padre, buonasera. Molte persone mi definiscono estremista cattolica solo perché cerco di partecipare alla Messa Tridentina. Partecipare alla Santa Messa Tridentina è un diritto dei fedeli, come sancito da Papa Benedetto XVI, e un diritto da vivere sempre anche questo cum grano salis. Ecco perché la Santa Messa Tridentina, che ha perfetto diritto di cittadinanza nella Chiesa Cattolica, è però la forma straordinaria del rito romano, per cui non deve diventare, come dire, un assoluto, d'accordo? Cioè un idolo, nel senso che se non va, cioè, se, di dire se non vado alla messa tridentina non vado a messa, ecco, questa è una follia, questa qui. Quindi se uno dicesse questo, beh, non credo che sia il suo caso, non voglio certamente offendere, ma se uno dovesse arrivare a questi estremi è evidente che sarebbe estremista. Ecco, quindi tutto dipende dal modo con cui si vivono le cose. Se uno ha una parrocchia, una propria città, dove conformemente al motu proprio c'è una celebrazione, il rito tridentino, e un fedele la preferisce e ci può partecipare, ci va, non vedo cosa ci abbia di estremista. Evidentemente non può e non deve considerare quella l'unica forma possibile di celebrazione della Santa Messa, perché così non è. Ecco, è perfettamente lecita. Ma è la forma straordinaria del rito romano, e quindi non deve esserne, non deve essere trasformato in un assoluto imprescindibile. Ecco. Non sarebbe questa una posizione moderata ed equilibrata. Ave Maria, cosa dire a Gesù durante l'elevazione? Che lei sappia cosa gli è molto gradito, la frase che disse San Tommaso Apostolo quando vide Gesù: Dominus meus et Deus meus. Mio Signore e mio Dio. Evidentemente anche moltiplicare gli atti di amore, questo è un atto di fede, Dominus meus, Deus meus, che vanno dal mio Signore, Gesù mio ti amo, mio Signore ti amo, ti adoro, ti benedico, ti ringrazio, ci sono una delle due, le due frasi che la Madonna ha insegnato a Fatima, mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo, Santissima Trinità, ti offro il corpo e il sangue di Gesù Cristo presente qui in tutti i tabernacoli del mondo, eccetera, eccetera, no? E poi soprattutto quello che suggerisce il proprio cuore, ecco, perché la preghiera è bene che sia anche qualcosa di intimo e di personalizzato. Gesù vuole sentire la nostra voce. E sto scorrendo, Liza Galipo. Buonasera carissimo Don Leonardo, volevo chiedere l'annullamento del matrimonio da dove trae fondamento. Da nessuna parte, perché non esiste nessun annullamento di matrimoni, perché i matrimoni non possono venire annullati, i matrimoni canonici, possono essere annullati solo quelli civili, possono semplicemente essere dichiarati nulli per lo stesso motivo per cui un sacramento è nullo. Se io celebro la messa con la Coca-Cola e il pane, la messa è nulla, perché la materia non è valida. Se io mi invento le parole della consacrazione, la messa è nulla. Ecco, ci sono delle condizioni, se vengono toccati i requisiti fondamentali per cui il matrimonio è sacramento e quindi non è stato validamente celebrato, il matrimonio è nullo. E dell'accertamento della nullità, essendo questo insomma una cosa grossa, sono competenti le facoltà, e se le facoltà, le autorità ecclesiastiche a ciò delegate. Ci sono delle cause molto specifiche di nullità del matrimonio, ricorrendo alle quali il matrimonio non è mai esistito, non è che viene annullato, non è validamente sorto. E il trionfo di Maria sopra il mal, dice: volevo sapere se quando faccio la comunione posso dire a Gesù di comunicarsi lui in me. Mi sembra troppo, una roba troppo grande. Se Gesù, anche se sono anime piene di difetti, viene in me, per fare la comunione bisogna essere in grazia, quindi i difetti ce li abbiamo tutti quanti, bisogna essere in grazia di Dio. E Gesù, fare la comunione nella divina volontà non soltanto che è una cosa che si può fare, ma una cosa che Gesù ha raccomandato di fare. Basta vedere l'ora, la quarta ora della Passione, quando Gesù commenta
il fatto che lui stesso nell'ultima cena si comunicò e invita tutti quanti coloro che lo amano a comunicarsi nella divina volontà, che è fare esattamente quello che quest'anima ha appena scritto. Para Olga 7 dice: buonasera padre, mi sono reso conto di lasciarmi prendere dalle passioni negative con alcune persone. È peccato allontanarle per non coinvolgersi, perché è inevitabile sentire un vulcano dentro. Allora, premesso che questa situazione non si può affrontare in questi termini così generici, perché bisogna vedere bene chi sono queste persone, cosa è successo, quindi affrontare questi discorsi in una sede di dialogo interpersonale, dove sia possibile al sacerdote anche prendere alcune circostanze, chi è la persona che fa questa domanda, come è fatta, quali sono i problemi, cosa avrebbero fatto queste persone, per cui non si può dare a queste risposte a queste domande delle risposte in generale. E in alcuni casi può essere opportuno, fermo restando il perdono, la buona educazione da sempre comunque conservare, e quindi diciamo così la carità cristiana, prendere le distanze da certe persone, bisogna vedere quali, perché questo non si può fare per esempio con i familiari, ecco, e qualora fossero in qualche modo fonte di negatività o negative. Quindi di per sé questa è una cosa possibile, però bisogna poi sempre vedere in concreto se. Esatto, io e due fidanzati possono andare in vacanza insieme prendendo ovviamente stanze singole e separate. Fatto in questo modo certamente non c'è assolutamente nessun problema, ovvio, insomma, no? Cioè, i due fidanzati devono vivere la castità prematrimoniale se vogliono essere in grazia di Dio. E certo, stanze singole e separate si possono prendere, basta che poi durante il giorno non è necessario per forza, insomma, questo, no? E quindi non c'è problema. Ci manca 1 minuto e 24 secondi, quindi vediamo se riusciamo a rispondere a un'altra domanda. Fra Bernardo Maria: buonasera, riguardo all'orazione, come spiegato a livello spirituale che la questione del tempo e durata servono anche come scuola per imparare a tagliarsi del tempo per Dio. Pace e bene. Sono d'accordissimo, per cui non mi permetterei di contraddire un padre spirituale. Lizza Galipo, forse è l'ultimo: quando durante la messa si scambia il segno della pace, il sacerdote secondo la liturgia può lasciare l'altare verso i fedeli? Non secondo la liturgia, secondo la norma liturgica no. C'è proprio scritto che il sacerdote non deve scendere dall'altare e dare il segno della pace ai fedeli. Può farlo se c'è vicino un ministro, se ci sono altri concelebranti o altre cose, ma non scendere dall'altare. Non sono un esperto in norme liturgiche, qui ci vogliono i canonisti e i liturgisti, non so se è prevista qualche eccezione a questa cosa, sicuramente di norma no. Bene, purtroppo dobbiamo fermarci perché tra 20 secondi Instagram ci toglie la parola. Spero che stia tutto quanto bene. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. Ci vediamo, per l'appunto, se Dio vuole, la prossima settimana. A presto, Ave Maria.